abolire l'IMU, che per una categoria ben precisa di contribuenti questa cosa è già stata fatta. Rita ricordava come nei giorni scorsi il Papa Bergoglio abbia preso una posizione molto chiara su questo, e in fondo è la posizione che è scritta su quello striscione lì. Potevamo virgolettarla e metterla come citazione di Papa Bergoglio. La questione però è un'altra, è che noi abbiamo ascoltato dopo quella presa di posizione il silenzio assordante di tutte le istituzioni nazionali e locali su questo tema. Abbiamo ascoltato solamente una flebile risposta del sindaco Marino, che avremmo preferito non ascoltare. Il sindaco ha detto: facciamo attenzione a non scalfire il fragile equilibrio tra Stato e Chiesa sancito con i patti lateranensi. Sapete come si chiamano nel gergo del diritto tributario questi immobili? Si chiamano immobili a uso promiscuo, ed è una cosa singolare che la Chiesa Cattolica, che condanna la promiscuità in ogni sua forma, che bolla come promiscue tutte le forme di unioni diverse dal matrimonio, che non ci consente di avere rapporti promiscui, uomini con uomini, donne con donne, poi sfrutti la promiscuità, quella fiscale, per non pagare le tasse. Unioni civili. Ma è un percorso che va avanti nel tempo. Ricordiamo che non tanto tempo fa abbiamo elaborato una proposta di legge per la riforma del diritto di famiglia, del libro primo del codice civile. Amore civile, vi dice qualcosa? Era il Family Day di qualche anno fa, e dalla scorsa legislatura, insieme all'Associazione Certi Diritti, che noi stiamo facendo in modo che in Parlamento arrivino quelle riforme fondamentali per i diritti umani, il rispetto dei diritti fondamentali di tutti quanti noi. E allora il nostro un arrivederci, saremo qui, non ci fermeremo finché non saranno affermati i diritti di tutti quanti. E vi aspettiamo al congresso a Milano. Grazie. Grazie davvero a Filomena Gallo. Intanto c'è anche il Grande Oriente qui che manifesta la breccia di Porta Pia. L'opportunità anche quest'anno di poter ricordare questa benedetta breccia che bisognerebbe riaprire ogni anno, però ci accontentiamo anche di fare questo qua semplicemente. Io una domanda mi pongo, così come cittadino e come lo Stato del Vaticano è una città, è uno Stato indipendente, libero, per cui è libero tranquillamente di poter decidere di fare all'interno dello Stato quello che vuole tranquillamente, non è questo il problema. Il problema è che ha deciso unilateralmente di fare un giubileo. Vabbè, se lo facesse tranquillamente non ci sono problemi, non capisco perché lo Stato italiano, e nella fattispecie il Comune di Roma, deve tirare fuori 50 milioni che già siamo con le pezze al sedere, scusate, ma siamo in questi termini qui, molto tranquillamente proprio in questi termini qui, per dover fare un'attività, una cosa di un altro Stato. Questo io onestamente mi sfugge, è una domanda che lascio, nessuno
si è premunito di dire allo Stato italiano: io ho intenzione di fare questa cosa, mettiamoci a tavolino e decidiamola insieme, vediamo come possiamo fare. Lo Stato a un certo punto del Vaticano, sì, e domani mattina io faccio questa cosa qui. Io sono qui a manifestare insieme ai compagni radicali dell'associazione Radicali Roma e Radicali Italiani per ricommemorare ovviamente questa data del 20 settembre, che è sempre bene ricordarlo, è una di quelle date secondo me che dovrebbe inorgoglirci di essere italiani anche in prospettiva del futuro. Dobbiamo ancora rispettare su moltissimi punti la Costituzione dal punto di vista della laicità, del rispetto del libero pensiero, della libertà di ricerca scientifica. E il cartello che sono venuto qui a questo presidio in questa iniziativa di quest'anno appunto è la città stop alla mafia clericale, cioè a tutto quel sistema di favoritismi, di connivenze, di clientelismi tra appunto una classe dirigente, quella romana, quella nazionale, e ovviamente le gerarchie ecclesiastiche, che insieme appunto hanno prodotto quel sistema simile, molto simile a quella denominata di mafia capitale nel famoso ormai inchiesta giudiziaria del mondo di mezzo, quella appunto che se ne disinteressa totalmente per quanto riguarda i diritti dei cittadini e soprattutto dalla parte più debole, quella emarginata, quella esclusa, ovviamente pensando al limite, quella degli affari, di accumulare, quella che qualcuno chiamava l'interesse unicamente verso loro e la loro.